Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, episodio 37 della nostra partita col Free American Empire di Donald, in guerra con tutti quanti, comunisti, alleati, alleati che sono in guerra con i comunisti, eccetera, però i comunisti secondo me sono più forti degli alleati a livello di numero, però effettivamente infatti la Russia qua sta sfondando, però la Spagna che era alleata con i Cominter è stata completamente sorclassata dai francesi. Che ora in questo momento preciso le stanno prendendo da noi, però non è detto che le cose ci andranno bene ancora a lungo. Allora, una cosa che dobbiamo fare assolutamente è sfondare qui per tagliare via questi. Adesso ho deciso che qua, visto che la situazione è grigia, comando io l'unità. Quindi prima di comandare io le unità, queste qua continuano ad andare avanti. Ma io non gli ho detto di fare niente. Non c'è un mio piano. Ah! Per qualche motivo il mio piano offensivo. No. Non lo so. Mi sa che mi ha girato il piano offensivo. Questi qua continuano ad andare avanti. State fermo. Cerca più che altro di arrivare fin lì. Ok. Ok, subito sotto con i nuovi bombardieri perché ci servono quelli potenti per le bombe. Qua cerca di arrivare. A Sao Paolo, magari ne pigliamo uno solo. Va bene così. Allora, prima di andare avanti e abbassiamo anche la velocità, prendiamo questa zona qua, Pollaio del Sud, tu e gli diamo questo compito. A questo punto qua prendiamo e facciamo Justify War Goal. Justify War Goal. Ok, tu non volevo assolutamente schiacciare così. Come faccio a annullare l'ultimo ordine? Hold the division. No. Facciamo una cosa del genere. Allora, voi venite in generale qui. E voi invece venite generalmente in questa direzione. Dovrebbe andare abbastanza bene. E poi gli dico generalmente, tutto generalmente oggi, gli dico di fare così. Hopper. Non da quella parte. Neanche da questa. Ok. Cancelliamo questo schifo. Purtroppo la riga me la fa assolutamente a caso. Allora, se magari me la fai così, cancello quest'ultima e assegniamo tutte le divisioni tue a questa qua. Allora, non abbiamo un National Focus. Vediamo un po'. Questo qua aumenta l'esperienza aerea, aumenta Tactical Bomber. Facciamo questa perché. Per non saperne leggere né scrivere. Pollaio del Sud, c'è qualcuno che non sta facendo un tubo, attacca qua, così eliminiamo questo problema. Ci sono un sacco di argentini, proprio un sacco. Qua attenzione che no, va abbastanza tutto bene. Qua prova a sfondare un po' di più. Ma soprattutto vediamo come sta andando la questione qua. Allora, qua fatemi fuori questi. Questo è Portogallo. Ok. Aerei 400. Allora, prima di tutto, fermi. Qua ci mettiamo solo ed esclusivamente fighters. Quali sono? Vabbè, mettiamocene 400 in sostanza. Ok. Interception. Fantastico. Ci serve altro. Acciaio, però qua non ce ne danno. Vediamo quanto ne riusciamo a conquistare qui così. Va bene, dovremmo avere il vantaggio aereo appena gli aerei arrivano, perché loro non ci sono ancora. Qua abbiamo conquistato altri aerei. Facciamo fuori questi cacchio di svizzeri. Quando questi qua muoiono, possiamo muoverci in quella direzione di lì. Adesso dovrebbero arrivare anche
le altre unità che si stanno spostando. Ok. E anche quelle altre. Bene. Non sto reclutando praticamente truppe in questo momento. Spero che questo mi aiuti a sistemare la questione. Altre 7. Io continuo imperterrito, intanto che non vedo la situazione di questi qua messa a posto. Perché è incredibile. Ora ho tipo 8 fabbriche che stanno facendo solo questo. Eppure non ce la facciamo starci dietro. Cioè è una cosa incredibile. Siamo indietro con tutto, ma qua abbiamo tante riserve. Qua siamo messi bene, perché adesso ho smesso di produrli, in sostanza. Anche qua dovremmo riuscire a sistemare la questione, perché sono solo quelli che vengono utilizzati. Però davvero qua è una cosa incredibile. Heavy tank 0, meno 2,8. Ah, sarà in qualche formazione giapponese, quindi vuole che li costruisco anch'io, quanto pare, però non penso che lo farò. Urca, qua siamo per essere invasi. Vorrei aiutare immediatamente. Qua va abbastanza bene. Qua ci sono aeroporti. Questo qui è mio. Se ne sta a 600. Allora voglio. Voglio 600 di questi. Colosseo support. Abbiamo Colosseo support 2 però. Dovremmo avere assolutamente il vantaggio aereo in questa zona, anche se non l'abbiamo a quanto pare nelle zone circostanti, ma in Iberia non dovrebbe esserci nessuno. Cioè dobbiamo aspettare ancora che arrivino i nostri. Qua come va? Abbiamo perso uno. Ah, perché questa zona di mare qua non ci siamo. Perché purtroppo Curunia è in quella zona di mare lì. Vabbè, pazienza. Abbiamo perso dell'unità, mi sa. In realtà non, qua non sembra, però vabbè, massimo le recuperiamo. Allora, qui a sud la situazione non è proprio delle migliori. Però abbiamo recuperato quello che stavamo perdendo là sotto. Doppia invasione, mi piace. Questi stanno andando a nord, dovremmo avere qualcun altro che viene invece a sud. Sei tu, vabbè, siete scambiati, ma la solfa è sempre la stessa. Qua non vedo ancora praticamente i loro aerei. Ok, adesso abbiamo il vantaggio aereo qua. Ok, abbiamo ucciso 3 loro convogli adesso. Convoy raiding. Bene, bene, bene. Qua stanno facendo un casino. Spero che non vadano a perdere supplies. Ecco, vedo. Questo qua non mi piace come cosa. Facciamo così. Tu. Via. Niente piano offensivo. Vieni qua a Rio de Janeiro e te ne stai buono. Aspettiamo, aspetta che arrivino gli altri a darti una mano. Diamo un compito offensivo a questi qui di recuperare il fronte e gli diamo anche il compito di partire. Perfetto. L'Argentina è quasi caduta. Qua stiamo prendendo ovviamente un sacco di uomini, ma era prevedibile, è uno sbarco, non in Normandia, ma avete capito, qua ci stanno altri aerei. Allora, qua andrei a mettere un po' di tactical bomber, 400, e mi fai questo, e basta. Dovremmo avere un vantaggio assolutamente devastante in tutta l'Iberia. Volendo potremmo lanciare le bombe atomiche adesso, ma non le abbiamo ancora, quindi non si può. Qua stiamo andando avanti. Questi qui stanno per arrivare. Ok. A questo punto io potrei prendere la flotta Topazio, che dovrebbe essere questa. Dirgli che la sua base diventa Curunia, che è una base di livello 6, quindi
No, ho sbagliato tasto. Mettiamo in pausa e facciamo questa cosa. Allora, com'è che si fa? Devo schiacciare CTRL più... accidenti. Sempre così complicato fare queste cose. Ah, sono troppe. Ok, questo spiega il perché. O dovrei avere delle altre flotte qui in zona. Convoy escort, no. Royal Fascist Navy, qua ci stai. Niente, a quanto pare è impossibile fare questa cosa, però qua vediamo se riusciamo a farli sbarcare senza perderne nessuno. Abbiamo perso un altro. Però qua non mi dice che perdiamo le cose, eh. Oh, ce l'ho fatta, mi fai search, anzi no, search and destroy, qua e basta. Sarà probabilmente un massacro, ma vediamo come va, abbiamo perso un altro convoglio. Dai, che questi qua sono arrivati e adesso la situazione qua inizia a essere davvero terribile per loro. Siamo vicini a Madrid, in Spagna comunque stiamo avanzando. Siamo vicini anche a Buenos Aires. Poi voglio fare proprio l'invasione del Cile e dell'Uruguay molto molto rapida. Tutte queste truppe qua le manderei in Africa in maniera sparsa. Qua non abbiamo ancora completato il sorpasso. Ah, però vedo che il fronte sta andando avanti abbastanza bene. Non siamo ancora in grado di avanzare fino a Teheran, però. Qua ci sono un sacco di truppe a sud, mentre ne abbiamo pochissime a nord, quindi diciamo che le facciamo lavorare. Perfetto. Mi piace. Cosa non sto costruendo? Anti-air. Qualcuno vuole l'anti-air. Allora lo possiamo mettere in costruzione e poi quando arriva, arriva. In realtà io non la sto utilizzando, ma facciamola. Sempre anti-air 1, ma lasciamola in fondo. Quando hai delle cose la farai. Perfetto. Qua ci manca sempre l'acciaio. 39. Praticamente non possiamo commerciare con nessuno. Il Cile, ma fra un po' il Cile verrà distrutto. Siamo vicinissimi a Buenos Aires. Qua un'altra battaglia. Non c'è il comandante? Come mai? Strano che non ci sia. Mettiamocelo. Pensavo di sì. Cioè, pensavo di averlo messo in sostanza. Qua possiamo mettere degli aerei. Vediamo un po', voglio un po' di questi. Poi mettiamo questi qui. E un po' di fighters, magari, anche se non tanti. Questo dovrebbe velocizzare un po' il tutto. Ok, dai, il Brasile praticamente è finito. Vediamo un po' invece come va qua la questione. Dovremmo avere un sacco di truppe adesso. Queste qua. Allora, cerchiamo di gestire un attimo i fronti in questa zona. Questa qua è la Spagna del Nord e sono questi qua. Questi qui sono la Spagna del Sud. Innanzitutto cambio il colore, se no non capisco niente. Ok. E facciamo una cosa. Spagna del Sud si becca la torretta. Mentre voi vi tenete quello. Quindi viola e rosso. E facciamo verde e blu.
Allora, verde. Verde mi fa. Mi fa così. Mi cancella il piano offensivo. Chi mi stai selezionando? Perché non si capisce niente. Questo qua mi sembra il blu, a me non il verde. Ok, questo è il verde. E mi fa un piano offensivo particolare, cioè questo. Perfetto, e parti subito. Tu invece mi fai, mi copri tutta la zona e avanziamo fino ai Pirenei. Così. Qui sotto, al momento loro non ci sono ancora. Non sono ancora arrivati. Divisioni, 18 divisioni. E dobbiamo aspettare in sostanza, tu ti fermi e aspetti che arrivino i tuoi amici. Voi invece andate avanti che siete messi un pochino meglio. Va bene. Quindi guerra su tre fronti importanti, l'America del Sud, l'Europa e qui in Asia. Vediamo se riusciamo a spuntarla noi. Qua continuano a ridistribuirsi, a fare cose strane. Dai, voi due andate un pochino più forti. Lì la questione va poco bene. Dobbiamo aspettare che questi qua procedano. Qua abbiamo il vantaggio aereo in tutte queste zone. Qua loro proprio non stanno facendo niente, neanche un po' di resistenza. Mi aspettavo un po' di resistenza da parte loro. Guardiamo a livello di intelligence come siamo messi come aerei. Cosa dice qua? Che loro ne hanno da 15 a 22.000 e io? Io ne ho 24.000, quindi ufficialmente abbiamo superato gli inglesi come numero di aerei. Fantastico. Qua ci sono sempre i giapponesi che non riescono a fare quello per cui sono stati pagati. Ok, estrazione, ora non dovremo avere più bisogno, un po' di surplus, cancelliamo tutto, però siamo lì lì ancora, eh. Siamo ancora lì lì, io ne faccio un'altra ragazzi. Come va qua la battaglia? Stiamo facendo fuori un po' di irlandesi. Afghanistan, Free American Empire, ok, e Uruguay è entrato negli alleati, va bene. Io posso dichiarare guerra quando e a chi? Il 19 settembre, quindi fra un bel po'. Però Buenos Aires è a portata di schioppo. Facciamo un bel pocket a questi qui. Fantastico, dai, sta andando abbastanza bene. Il Brasile è lì così. Allora, quanti uomini abbiamo perso per adesso? Contro gli alleati, quasi 700.000. Nessun paese degli alleati ha perso così tanti uomini, probabilmente. Mentre contro i russi, mezzo milione. Va bene, quindi meno di loro. Ok, fatemi vedere qui in Spagna. Guarda che Madrid non so se conta come punti vittoria della Francia, conterà come punti vittoria di qualcun altro, ma andiamo a prenderglielo lo stesso per eliminare ogni possibile dubbio. Abbiamo perso altri convogli. Questi che sono rossi, perché non vengono da lì ma vanno su? Perché fate una cosa del genere? Cioè, il vostro fronte è lì, adesso cosa fate? Ma allora siete proprio dei cretini. Sono sbarcati qua per farsi una pausa. Andiamo a fare un giro turistico, vediamo un po' com'è. Magari ci tratteranno bene e non a bomba in faccia, certo. Allora, abbiamo fatto nuove fabbriche, fra un po' iniziano i reattori, vediamo invece come siamo messi qua. 130 giorni ancora. Qua dice 309, ma in realtà sono ridotti.
Ok, la dottrina. Quanto cacchio ci mette la dottrina? 39 giorni ancora. Mettiamo un po' questo fatta che vediamo un po' come va. Tanto dovremmo iniziare anche la produzione. Ok, per fortuna sembra che non abbiamo perso nessuno. Dovremmo iniziare anche la produzione di aerei bombardieri. Ecco qua. Boom. Adesso non ci sono fabbriche. Allora andrei a ridurre un pochettino questi. Ok, ora me li hai messi in cima, ma non volevo andare in cima così tanto. Magari mi scendi, non lo so, come primo aereo, come secondo aereo. Così, così. Vabbè, appena ci saranno nuove fabbriche puoi andare lì, però a questo punto andrei a ridurre un pochettino il numero dei fighters. Ok, almeno inizia subito a produrne qualcuno e possiamo utilizzarli per andare contro sto cercando di esprimere un concetto, fatemelo esprimere con calma, che ce la faccio se mi impegno. Se non mi agito troppo. Allora attacca anche tu. Possiamo utilizzarlo per lanciare le bombe. Anche se mancano un po' di giorni, ma almeno ne progettiamo giù qualcuno e iniziamo subito a buttare bombe ovunque, ragazzi. Allora dobbiamo invadere lì così. Quindi qua va bene. I Marines qua li utilizziamo per invadere il nord dell'Africa. Qua abbiamo chiuso, attacca un pochettino. Bravo, che andiamo a vincere. Bene, l'Argentina è quasi caduta. Il Paraguay resiste. Resiste di brutto. Questi qua sono arrivati fino a Porto Alegre fra un po'. È incredibile, questi qua hanno fatto più punti loro di tutti gli altri in avanzata, pazzesco. Davvero lenta la questione. Per via di supplies anche. Adesso qua ce l'abbiamo quasi fatta. Uscite da questo pantano, salvatevi. Va bene, dai, torniamo in Spagna dove la situazione sembra un pochino più grigia. Se riusciamo a unire questi due fronti sarebbe fantastico. Allora, tu hai un piano offensivo? Sì, quello lì. Allora, il prossimo piano offensivo tuo è questo. E di quello rosso diventa questo qua. Poi vi unite dopo che avete fatto il casino. Qua va abbastanza bene, vediamo se riusciamo a conquistare qualcosa. Ok, li stiamo superando, ragazzi, li stiamo superando. Li stiamo superando e stiamo avanzando. Sì, non abbiamo problemi di supply che avevamo all'inizio, quindi la cosa mi conforta. Ok, qua in realtà avevo detto che tra un episodio e l'altro avrei sistemato la questione, ma non l'ho fatto. Quindi mi sa che dovremo farlo ora. Allora, tu perfetto, e mi vai pure appena puoi. Invece, questa qua me la cancelli. Poi vediamo un attimo. C'è da invadere lì. E lo facciamo fare a tutti gli altri tre. Allora, uno mi parte da qui e mi va qua e mi invade così. Perfetto. Poi, e appena può parte. Poi l'altro mi parte da qui, mi invade qui e appena può fa così. L'ultimo invece mi fa una cosa diversa. Qua mi sono appena accorto che questa roba qui non è nostra, quindi la viene a conquistare. Perfetto, ok, e questo è fatto.
Polizia, vediamo se c'è qualche problema, che è un po' che non controlliamo. Direi di no. Direi di no proprio. Controlliamo ancora se questi qua vogliono darmi qualcosa. No, ora non mi vogliono dare un tubo. Ci sono questi qua liberi, non so come sia possibile, ma forse perché ne stiamo riparando qualcuno. Non saprei assolutamente cosa fare, ragazzi. Come siamo messi d'acciaio? Abbiamo un surplus di ben 7, addirittura. Qua facciamo così, dammi tutto. Qua dammene. Dammi questo. E costruisci quel cavolo che vuoi costruire, ma ti farei fare degli altri convogli. O se no potremmo fare qualche battleship potente, però non ne abbiamo neanche. Fai i convogli e buonanotte. Perfetto. Ok. Torniamo qua dove si sta assistendo alla liberazione di tutti questi posti schifosi. Voi siete riusciti a arrivare con non pochi danni, ma va bene lo stesso. Ok, dai, Bilbao, Bilbao è poco. Riusciamo a chiuderli e andare a prendere Burgos? No, probabilmente no. Qua però forse riusciamo a fare un bello scherzetto a questi qua. Allora, fermi che prendo questo e gli cambio un attimino il fronte. Vedo che spinga in maniera più decisa da quella parte. Dai su Madrid. Ah no, c'è su qualcuno. Allora qua. Qui così. Cerchiamo di chiuderne il più possibile, fare più morti possibili. Qua siete andati avanti. Vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Bene, 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 stiamo avanzando bene anche da quella parte. Ora il vantaggio di truppe dovrebbe essere abbastanza significativo. E ora che vi ho dato anche i compiti d'attacco che a quanto pare non li avevate, dovrebbe funzionare bene. Non so perché ogni tanto questi qua si girino in questo modo, ma al momento possiamo anche lasciarlo lì così. Siamo in svantaggio decisamente a livello di aerei, però per adesso cerchiamo di tenere duro, poi magari mettiamo degli aerei qua dei caccia. Cosa vuole il Giappone? Ci vuole mandare altre 45 divisioni? Ma accettiamole con piacere. Adesso vediamo un po' tutte ste cavolo di unità giapponesi, però cosa dobbiamo farci. Quindi seleziona tutte queste, sono tutte giapponesi a quanto pare. Non ci stanno fregando con delle truppe non giapponesi. E poi non so perché me le stiano dando a me, forse per rubarmi il manpower o roba del genere. Però, visto che abbiamo delle truppe che posso comandare io, mi sembra giusto farlo. Facciamo un nuovo gruppo. Anche questo qua lo mettiamo in teatro asiatico. Allora, ragazzi, queste qua avranno un compito. Innanzitutto gli diamo un bel Field Marshal. E gli facciamo fare l'invasione dell'Africa. Con questo invadiamo l'Africa. Quindi venite qui. Da qua. Da Madras. Prendete. E mi scendete qui così. Con questo piano offensivo. Ok, qua c'è il radar che suona. Truppe assegnate no, perché? Forse ne sono troppe, non lo so. Comunque, iniziamo a portarle tutte quante qua. Tutte quante in questa zona. Tutte, decidete un po' cosa fare. Qua ci sono queste qua 10 di Singapore, ma sono navi e non fanno nulla. Ok ragazzi, è suonato il timer, quindi l'episodio è finito. Adesso cerchiamo di superare loro, magari facendo
possiamo tagliare dritto qua a un certo punto e arrivare là in alto. Loro sembra che non vogliono più darci territorio dopo tutti quelli che ci hanno regalato. Qua siamo un passo da Teheran, ma non riusciamo ancora a sfondare. Dobbiamo ridistribuire le truppe, lo faremo però nel prossimo episodio. In America del Sud ormai direi che la situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che possiamo dichiarare guerra a questi quando? 19 settembre. E lo dovremo fare di sicuro all'Uruguay immediatamente, possiamo farlo subito, ci metteremo anche poco a prendere Montevideo, mentre il Cile voglio essere sicuro di poter andare a prendere perlomeno i punti vittoria immediatamente, così da fare una guerra proprio lampo. E poi ce ne andiamo da qua, ragazzi, anche queste qua le riversiamo tutte in Africa per velocizzare un po' la questione, eliminare tutto quello che c'è qui. Dopodiché continuiamo ad andare in Europa, dove stiamo andando davvero davvero bene. Madrid è presa. Cerchiamo di chiuderli qua. Vediamo se ce la facciamo. Dai, dai, dai. Sono sicuro che ce la puoi fare. Appena arrivano i rinforzi, ce la puoi fare. E voglio chiuderli. Qua c'è un fiume, quindi è un po' un casino. Cerchiamo di resistere, teniamoli nel fiume, ma poi gli interrompiamo l'approvvigionamento di supply. Quindi può aiutare, che sembra che ci sia bisogno. E a quanto pare interrompe questo attacco, che non sembra essere molto fortunato. Non abbiamo ancora superato il fiume. Dai che li chiudiamo e poi interrompiamo l'episodio con questa bella tasca. Purtroppo abbiamo lo stesso colore della Francia e quindi è un pochino brutto da vedere, ma si dovrebbe capire dai confini quando vedremo che... Boom! Ok, abbiamo fatto un bel pocket, quindi ora uccidiamo tutti questi qui e andiamo avanti con tutte le quattro battaglioni, tutti e quattro i battaglioni uniti. Fin tanto che non avremo finalmente, ragazzi, la bomba atomica, mancano 127 giorni e poi, ragazzi, non ce ne sarà più per nessuno, inizieremo a far capitolare tutti quanti, tutti quelli che avremo i loro punti vittoria a tiro. E in realtà no, basta bombardare, penso, le città principali e poi possiamo conquistare il 10% dei loro paesi, basta per farli capitolare tutti. Noi siamo assolutamente intoccati in entrambe le guerre, qua stiamo vincendo proprio di brutto il 53%, la Mongolia è caduta, la Spagna è caduta, il merito, in realtà se lo stanno prendendo un po' i giapponesi, la cosa non mi piace affatto, però vediamo un po', casualties, noi, loro hanno più occupation, no, abbiamo noi più tutto, però a quanto pare è così, mentre da questa parte stiamo andando davvero forte, quindi contro gli alleati dovremmo avere più punti noi. Ma adesso voglio vedere cosa succede quando qua inizieremo a spingere e soprattutto farla capitolare. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti!